Schiaparelli inaugura la Paris Haute Couture con la sfilata della collezione autunno-inverno 2024-2025, La Fenice, che celebra la figura di Elsa Schiaparelli e il suo potere di reinventare se stessa e la moda. La collezione si caratterizza per le silhouette definite e sagomate e la maestria tecnica. Ogni abito racconta una storia di rinascita, dall'ispirazione iniziale al tessuto lavorato. Ad aprire le danze, un vestito nero ricoperto da piume dorate, ispirato ad un abito dipinto dal pittore francese Dunant, con una stola di piume di cigno avvolta sulle spalle che Schiaparelli indossò come omaggio alla ballerina Anna Pavlova. A seguire, abiti ricoperti da artigli e blazer piumati, in un tripudio surrealista. Il direttore creativo Daniel Rosebery riprende l'idea di rinascita. Si tratta dell'espressione della mia visione della Maison di oggi, libera dal marketing e dal merchandising, commenta in una nota. Un connubio di arte e moda per Iris Van Arpen. Dopo la mostra Sculpting the Senses, ospitata al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, che ha ricostruito il processo creativo della designer olandese, per la haute couture parigina, Van Arpen dà vita a un vero e proprio show artistico. Al posto della passerella, la riproduzione di una galleria d'arte animata da 5 tableau vivant che esprimono femminilità e leggerezza. Tra ali di farfalla, colori tenui e tessuti svolazzanti impreziositi da perle e lamine dorate. Ai 5 modelli in mostra si aggiungono 4 opere su cui la stilista ha composto un collage astratto di tessuti per un'esperienza immersiva nella bellezza della natura. La couture di Dior celebra i corpi in movimento. Con la collezione autunno-inverno 2024-2025, Maria Grazia Chiuri si ispira agli imminenti giochi olimpici in programma a Parigi e rende omaggio a tutte le atlete che dall'antichità a oggi hanno superato pregiudizi e ostacoli per avere il proprio spazio nelle gare sportive e per far riconoscere dignità atletica ai propri corpi in gara. Chiuri afferma il potere sperimentale della couture, congiungendo classico e moderno. Il peplo, forma primaria del vestire, si mixa al jersey in colori metallici come oro e argento e in bianco candido. Pieghe cucite e drappeggi, che richiamano la statuaria classica, sono elementi ricorrenti. Congiunti a bustini rigidi, maglie metalliche e costumi di paillette, accostati a gonne jacquard moiré e completi con pantaloni morbidi. Il rosso, il colore della vita, secondo Christian Dior, sublima lo show. La collezione intreccia couture, sportswear, classicità e ribellione e sottolinea il valore politico del corpo femminile, delicato e potente, capace di performare alla pari con l'uomo. Per la couture parigina, anche Thom Browne segue il richiamo delle Olimpiadi. Dopo Dior, il brand newyorkese prodotto in Italia da Zegna, che ne è proprietario, si ispira ai giochi olimpici e mette in scena un agone nella sala d'onore del Musée des Arts Décoratifs di Parigi. Browne esalta la bellezza statuaria degli atleti della classicità. In passerella sfilano discoboli surrealisti tra sanguigne anatomie dei corpi, silhouette sagomate e tessuti plissettati. I dettagli sono tanto esagerati quanto giocosi. Lo stivale stringato con tacchetti dorati, prodotto artigianalmente in Italia da Roveda, si contrappone alle borse bassotto nei toni del beige. Una palette giocata su tutte le sfumature del bianco, optical white, avorio, guscio d'uovo. Il culmine si raggiunge con le 3 uscite finali. Bronzo, argento e oro a simboleggiare il medagliere olimpico. È, a chiusura del catwalk, un copricapo maestoso che si ispira alla corona con foglie d'oro, simbolo di vittoria. Chanel, protagonista della couture parigina, mette in scena una collezione sofisticata, elegante e teatrale. La Maison rende omaggio all'opera a partire dal palco scelto per il défilé. I corridoi esterni che circondano l'auditorium del maestoso edificio del Palais Garnier, facente parte del complesso dell'Opéra National de Paris, sono trasformati per l'occasione in tribune dal regista francese Christophe Honoré. La prima sfilata firmata dallo studio creativo dopo l'addio di Virginie Viard mescola opera e alta moda. Apre
Vittoria Ceretti con una lunga e voluminosa mantella nera, evocando la tradizione scenica. Il capospalla è infatti il grande protagonista, impreziosito da piume e cabochon, rivisitato e declinato in ogni dimensione, dal cabana alla cappa, rigorosamente lungo fino ai piedi. Il volume si ritrova anche nelle gonne vaporose, dalle linee ampie e morbide, nelle maniche a sbuffo e negli abiti con le balze plissettate, nei tessuti, che spaziano dal tulle, che richiama il tutù delle ballerine dell'opera, al taftà e al raso duchesse. I fiocchi che adornano le acconciature danzano e si posano sugli abiti. La palette dei colori, nero, oro, argento, avorio, fucsia, rosa pallido, celeste, viene spezzata dal maestoso abito bianco che, a metà tra sposa e fantasma dell'opera, fa calare il sipario. La passerella di Alexis Mabille è un party in piena regola, con lustrini e fiumi di champagne. Location d'eccezione è il Rideau de Paris, lo storico cabaret sull'Avenue des Champs-Élysées, tanto caro al designer che, tra il 2022 e il 2023, ne ha progettato e curato l'arredamento, all'insegna del glamour. Come glamour è la collezione presentata. Silhouette sagomate per gli abiti, con gonne ampie e strutturate, scolli rivisitati e maniche a palloncino. Alla palette dei neutri passepartout sempre chic, crema, nero, blu marino, si accostano colori vivaci come il rosso scarlatto, il verde e il giallo e stampe animalier, trend di stagione. Glitter laminati e metalli scintillano in passerella. Accessori estrosi come copricapi piumati, orecchini pendenti e polsini gioiello, stole di frange e perline. La coppa di cristallo da champagne come mini bag richiama l'atmosfera del Rideau, che lo stesso Mabille ha definito una sala da spettacolo come un grande salone. Tocco spicy per il gran finale. Riproposta la celebre esibizione nella coppa di champagne della regina del burlesque, Dita Von Teese, con cui il designer ha un sodalizio di lunga durata. Una sfilata che prende ispirazione dalla poesia e dalla fotografia, quella presentata da Stéphane Roland. La collezione celebra l'eleganza in tutte le sue forme, con abiti lunghi, spesso accompagnati da gioielli scintillanti. Alcuni capi si distinguono per la copertura del capo, un dettaglio caratteristico di questa linea. Roland ha saputo unire eleganza e provocazione, inserendo profonde scollature e spacchi laterali. I tessuti sono impreziositi con glitter scintillanti oppure sono impalpabili, di seta fluida, e sono arricchiti da numerosi dettagli come fiocchi e fiori tridimensionali. Le silhouette sono sottili ed eleganti oppure ampie e vistose, creando così un contrasto affascinante. A chiudere lo show, un abito ricoperto da fiori bianchi rilievo che va ad avvolgere la testa della modella. Purse. Nome nomen per la Fall Winter 2024-2025 di Giorgio Armani Privé. Re Giorgio sceglie le perle come tema principale, cospargendone interamente la passerella. La collezione, che risplende nel Palais de Tokyo, il più grande centro d'arte in Europa, è tra le più attese dell'intera settimana dell'alta moda parigina. Di perle sono tempestati non solo gli abiti, lunghi, fluidi e sensuali, ma anche clutch, berretti, scolli e polsi. Cascate di perle in ogni dimensione impreziosiscono i lobi, come il grande mono orecchino, il décolleté, fino a tessere le trame di veri e propri pezzi gioiello, come il lungo cardigan da portare chiuso solo in cima. Iridescenti anche le nuance dei tessuti. Raso, satin, ma anche velluto, sono declinati in colori soft che riflettono la luce. I 90 look che sfilano in passerella sono accomunati anche dalle linee pulite e dall'eleganza insita nel DNA di ogni capo Armani, cosicché anche il dettaglio più stravagante possa rimanere sempre fedele alla cifra stilistica, sartoriale e sofisticata del proprio creatore, come accade per i piumaggi che ornano i copricapi e per le maniche voluminose di ispirazione spagnoleggiante. Infine, fa la sua consueta apparizione in passerella Giorgio Armani, accompagnato dai due net dress, simbolo della collezione.
Nella sua collezione Couture, Franck Sorbier si ispira alle nuvole in cui Tulle è il grande protagonista. Il designer parigino, che in ogni collezione sceglie una storia da raccontare che intreccia arte e natura, presenta la propria Fall Winter 2025 in un cortile dall'atmosfera shabby e campestre, tra palloncini, drappeggi decorativi e cavalli, tutto rigorosamente bianco. Al romanticismo degli abiti ampi e vaporosi, con ricami, rouge che giocano a formare grandi fiori e tessuti increspati, si contrappone una palette di grigi e neri preziosi e scintillanti. Fanno capolino capi dai toni pastello, sfumati come in un tramonto. A completare il look tra i più eterei della collezione, con lan candidi e Mary Jane dorate. L'idea di Sorbier, che nasce dall'osservazione lenta del tempo atmosferico e del moto delle nuvole, vuole evocare quel velo di Dio tanto caro agli antichi. Per questo l'abito di punta è ovviamente un tripudio di tulle bianco, voluminoso, con micropoiton sur ton e manica lunga, ricrea leggerezza e forme irregolari proprio come una vera nuvola. Al Musée des Arts Décoratifs si ode la serenata incantata di Elie Saab. Il designer libanese, fedele alle proprie origini, fonde all'interno della nuova collezione arte gotica e mitologia slava, dando vita a un ibridismo culturale che genera incanto e stupore. Tra gli elementi ricorrenti dall'autunno 2022, i mantelli maschili, che presentano intarsi certosini con ricami di paillette e intrecci scintillanti. Per questa collezione si affiancano silhouette classiche finemente disegnate lunghe fino al pavimento. Ed ecco in passerella le sirene di Elie Saab. Alcune volteggiano nell'organza rosso-rubino che si increspa e ondeggia tra corpini intarsiati di cristalli e lunghi strascichi coperti di piume. Altre nel verde petrolio e nel viola orchidea. I piumaggi voluminosi che rievocano le antiche leggende delle mitiche creature marine testimoniano l'abilità artigianale del brand. Dai neri busti esteccati e strutturati emerge l'anima gotica dall'allure chic. Quando si ammorbidisce la tavolozza dei colori e si passa dai luccichii delle tonalità delle pietre preziose al rosa cipre e al crema, è segno che il mitico canto sta per finire. E così la melodia si interrompe, preludio di chiusura della sfilata ma anche della serenata, lasciando solamente un eco del magico canto. Victor e Rolf presentano una collezione giocosa e astratta, che è anche una celebrazione dei 30 anni della Maison. I due direttori creativi, Victor Horsting e Rolf Snoren, si ispirano alla loro linea Atomic Bomb del 1998, enfatizzando le ampie silhouette con forme geometriche tridimensionali, come cubi e sfere. Righe, fiori e pois decorano i tessuti e accentuano maggiormente la giocosità e la leggerezza degli abiti. A rappresentare particolarmente la surrealtà della collezione è un capo che avvolge la modella in una scatola di tessuto fucsia. Volevamo creare qualcosa di astratto e spensierato, con molti colori, stampe audaci e texture diverse, ha sottolineato Victor Horsting. Ad accompagnare lo show, una colonna sonora con una voce umana che intona suoni brevi, aggiungendo un ulteriore livello di astrazione e sfumature di mistero. Place Vendôme, uno dei luoghi iconici ed emblematici di Parigi, fa da palcoscenico al maxi evento firmato Vogue, Vogue World. Dopo New York nel 2022 e Londra nel 2023 è il turno della Ville Lumière, un appuntamento di enorme portata e di respiro internazionale che porta in scena un omaggio alla storia della moda francese e allo sport. Il perfetto kick-off per le Olimpiadi, ospitate proprio nella capitale francese.
Un vero e proprio excursus temporale in passerella, ogni decennio è stato abbinato a un designer e a un'epoca. Gli anni 20 per il ciclismo e i camici bianchi di Chanel e Schiaparelli, gli anni 30 per l'atletica leggera, rappresentati tramite Balenciaga, gli anni 40 l'epoca che ha regalato al mondo il bikini, raccontati attraverso Jacquemus, e così via. Wow, un vero e proprio spettacolo fatto di performance e moda, e a renderlo ancora più speciale un cast d'eccezione per la sfilata. Sabrina Carpenter, le top model più chiacchierate al mondo, Gigi Hadid, Kendall Jenner e ancora Maluma. Sicuramente però il momento più iconico del défilé è stato quello con la stella del tennis, Venus Williams.